La NASA non riuscirà a rispettare la data di tornare sulla Luna entro il 2025. Un saluto sincero agli amici e alle amiche. Non ho alcun social, il televisore sono decenni che non lo possiedo e non seguo nemmeno le notizie, ma qualcuno di voi mi informa sulle news. Pertanto sapete tutti meglio di me la notizia che la NASA sta avendo difficoltà a tornare sulla Luna. Il suo revisore non crede più che riuscirà a rispettare la data entro il 2025. Poi c'è anche il problema della polvere negli sbarchi sulla Luna e su Marte. Non devo aggiungere altro se non ricordarvi di regalarvi i libri in pronta consegna che vedete qui. Trovate il link nella descrizione. Questo canale non può essere monetizzato, ma basta il semplice valore di una buona tazzina di caffè per sostenerlo. Sulla stessa tematica, e se non lo avete visto dovete assolutamente aprire il video che trovate su Indice Alfabetico sotto la voce Branson Richard e le promesse non mantenute dello spazio, che vi apre il titolo Correva l'anno e le promesse non mantenute, pubblicato il 19 ottobre 2018, vale a dire 6 anni or sono. La pagina su Wikipedia, Stratospheric Aerosol Injection, ovvero iniezione di aerosol stratosferico, ancora non c'è in italiano. La schermata che vedete è la traduzione automatica e, se siete interessati, interessate all'argomento, sappiate che avete a disposizione la fornita playlist Geoingegneria e, ma mi fermo qui augurandovi buona visione o rivisione per chi ha già visto il video con tutte le date dove hanno promesso che sarebbero tornati sulla Luna. Per la cronaca, nel 2021 Branson ha recitato la farsa di essere andato nello spazio. Come potete vedere nel video, sempre attraverso Indice Alfabetico, Virgin Galactic, primo volo turistico e la curvatura inversa della Terra. Un saluto!